Ciao ragazzi, sono Chris. Oggi apriamo in diretta questo pacco che è arrivato da Amazon e vediamo che cosa c'è al suo interno. Io già me l'immagino, visto che parliamo di una coppia. Ciao. Ecco qua, una coppia di bellissimi, e ora lo dico solo esteticamente, una coppia di silenziatori per moto comprati appunto su Amazon. Ora poi vi metto il link in descrizione, li analizzeremo, vediamo come sono all'interno e cerchiamo di capire se vale la pena risparmiare e prendere un silenziatore del genere sulle 35 euro se non sbaglio, oppure orientarci su qualcosa di più costoso, in base naturalmente a quello che ci dobbiamo fare. Allora, premetto che questi terminali sono stati acquistati da un mio amico, cioè il mio amico mi ha chiesto di comprarli su internet per la sua moto da enduro, quindi da fuoristrada, che è soggetta a tantissime cadute, possibilmente anche innocue, ma in genere gli scarichi sono i primi a toccare terra, e siccome ha su uno scarico, un doppio terminale completo di scarico di circa 1600 euro, del valore commerciale di circa 1600 euro, non si sente di rischiare di rovinare uno scarico così costoso durante le uscite in fuoristrada. Quindi mi ha detto: cerchiamo uno scarico economico che però non sia troppo scarso di qualità. Il mio amico mi diceva: a me interessa che mi dia sempre un po' di contropressioni, quindi che non sia uno scarico aperto. E da qui la scelta di prendere questo che ha il DB Killer estraibile, che non sia fatto di carta velina e che quindi non cominciano a partire i rivetti ogni volta che accelero, perché parliamo di un bicilindrico di 1000 di cilindrata e quasi 140 cavalli, e che mi faccia andare a fare fuori strada in modo spensierato. Se cado e rompo lo scarico, pazienza, ne prendo uno, lo butto, me ne compro un altro, 35 euro, non succede niente. Quindi da qui l'esigenza di comprare questo tipo di terminale. Però probabilmente, ora lo vedremo, questo tipo di terminale si adatta anche a chi non ha l'esigenza di dover avere un terminale tra virgolette usa e getta o da sacrificare, perché a prima vista mi sembrano discretamente buoni. Analizziamoli nel dettaglio. Quando arriva il nostro terminale si presenta così. Quindi una bustina, un sacchetto dove c'è la staffa della marmitta con la parte in gomma da mettere all'interno per non graffiare il terminale. Quindi così, già sagomata. Vedete? È già sagomata appunto per il terminale stesso. Abbiamo due anellini da saldare ai nostri collettori o al tubo dove andiamo ad innestare questo, perché questo terminale si può montare in realtà in tanti modi. Quello previsto dal costruttore è di utilizzare le mollettine che vanno messe qua e saldare sulla vostra marmitta questo anellino. Se non volete saldare o rischiare di rovinare il tubo prima del terminale, una cosa che si potrebbe fare, se questa misura corrisponde, è quella di togliere questi due supporti per le molle, fare dei tagli con il disco da 1 mm, uno qua e uno qua, innestare sul tubo, facciamo finta che questo è il nostro tubo, e poi mettere la classica fascetta. Un'altra cosa che si potrebbe fare è quella di prendere il nostro bel terminale, prendere una riduzione, quindi saldare la nostra riduzione direttamente sullo scarico, sul terminale. Io prendo questa come esempio, fare 2 o 3 tagli con un disco da 1 mm, innestarlo sul nostro tubo di scarico e stringere con una fascetta. Naturalmente ragazzi, in questo video non è che io posso dirvi se uno scarico di questo dura 5 anni, dura 10 anni, se vi dà
più prestazioni, meno prestazioni, anche perché riguardo la durata dovrei montarlo e dovrei fare il video fra un tot di tempo, che sia magari quando si distruggerà oppure fra tanti anni quando vedrò che ancora funziona, ma probabilmente me ne sarò anche dimenticato. Per quanto riguarda le performance, bisogna vedere cilindrate, bisogna vedere numero di cilindri, bisogna vedere geometrie del tubo di scarico. Bisogna vedere cosa c'era installato prima, le misure, la lunghezza, dB/Hiller, senza dB/Hiller, quindi a livello di prestazioni non vi potrò dire assolutamente niente. Quello che posso fare io, senza provarlo, senza installarlo, senza vedere quanto dura nel tempo, è provare a darvi più informazioni possibili che vi aiuteranno all'acquisto e alla scelta di questo tipo di terminali. Allora, a prima vista o a primo tatto, il terminale si presenta piacevole, nel senso non mi dà l'impressione di essere quel terminale di 30 euro che alla prima accelerata del bicilindrico mi partono i rivetti di qua e si apre o di qua e si apre il fondello, lasciandomi a piedi. Devo dire che sembra abbastanza fatto bene, molto duro, ma anche grazie a queste pieghe. Ma comunque, vediamo. Come vedete, l'acciaio con cui è fatto il tubo è piuttosto spesso, cosa che succede raramente su terminali così economici e cosa che troviamo nei terminali più costosi. Abbastanza spesso è anche il metallo usato, e ancora non sto dicendo che cos'è, che è un centimetro e mezzo, 1,5 mm, ok? Il terminale arriva con un tubo da innestare qua, questa forma conica che si dovrebbe adattare a qualsiasi tipo di scarico. In realtà a me questa forma non piace per niente, perché quando questa forma conica va a innestarsi su un tubo più grande, i gas di scarico che incontrano questa sporgenza verso l'interno incominciano a muoversi in un modo sbagliato, creando delle turbolenze che secondo me non vanno bene. È vero che se compriamo uno scarico del genere non stiamo attenti alle turbolenze. Mi viene da ridere, non si vede, ma mi viene da ridere. Però, se cerchiamo di fare le cose come si deve, quando questo va innestato nel tubo, non ci deve essere parte di questo cono che vanno a rovinare la fluidità del gas di scarico verso l'esterno. Loro mettono questo perché, mettendo questo raccordino, lo possono vendere come universale e si levano il problema di dover dire compatibile con, compatibile con, compatibile con. Lo scarico arriva, il terminale arriva con un dB/Hiller installato, vedete? Per rimuovere il dB/Hiller si deve togliere questo coperchietto in gomma, che sicuramente alla prima scaldata lo troveremo fuso o direttamente non lo troveremo più. All'interno, accendiamo la luce, all'interno vedete c'è un bulloncino con una chiave esagonale. Lo svitiamo e tiriamo fuori il dB/Hiller, a sinistra senza, a destra con. C'è tutto il polistirolo ancora attaccato. Vedete? Quindi abbiamo tappo, bulloncino, dB/Hiller. Il dB/Hiller è fatto così. Qua è chiuso e ha questi fori. Ha una forma particolare, noi lo potremmo anche modificare in base alle nostre esigenze, se non lo vogliamo troppo aperto senza, o se non lo vogliamo troppo chiuso così come è fatto, possiamo fare altri fori qua, possiamo fare un foro qua. È importante, quando fate queste prove, andate gradualmente, non andate esagerando. Ad esempio, molti che fanno tagliano qua e vanificano l'effetto del dB/Hiller, perdono un sacco di contropressione e poi si lamentano dicendo lo scarico non è buono. Certe prove vanno fatte, in teoria vanno fatte con cognizione di causa, quindi calcoli, flussi, velocità del gas di scarico, temperature e cose varie, ma noi non siamo ingegneri,
Quindi andiamo a tentativi, due o tre buchi, si monta, si prova, la moto va meglio, o pensiamo che vada meglio, due o tre buchi, aumenta il rumore, proviamo la moto, pensiamo che va meglio, va bene, siamo contenti, lo rimontiamo, abbiamo speso 30 euro e siamo felici. DB Killer, circa un millimetro di spessore, qua sono due, uno sull'altro. Stessa cosa qui, il ferro un altro millimetro. La parte finale è in ferro, verniciato nero, spero sia a polvere, ma questo non lo posso sapere a meno che non provo a graffiarlo volontariamente, ma non essendo i miei vorrei evitare. Potrei fare la prova, vediamo, nella parte interna, dove tanto diventerà nero. Non si è tolta la vernice. La vernice non si è tolta, si è solo graffiata. Quindi immagino e spero che sia verniciata a polvere. All'interno vediamo la canna forata e si intravede tra i fori. Il materiale fonoassorbente installato, ma si capisce anche dal peso. Molti di questi terminali arrivano senza materiale fonoassorbente, quindi noi dobbiamo andare a togliere i rivetti, staccare, inserire il materiale e rimettere i rivetti. Molti di questi scarichi arrivano con i rivetti in ferro. Questi rivetti, l'ho visto prima, spengo una luce perché mi serve la calamita che c'è qua, bella, bella forte. Questi rivetti sono in acciaio. Perché la calamita non ha nessuna azione magnetica, come non ha nessuna azione magnetica qui, nessuna azione magnetica qui, nessuna azione magnetica qui, 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 qui. Naturalmente il bulloncino in acciaio, nessuna azione magnetica qui e qui invece, vedete? Qui invece questa parte del DB Killer viene attirata, quindi immagino che questo non sia acciaio e immagino che col tempo questo subirà delle dilatazioni, dell'usura e dell'ossidazione che se voi lo tenete qua dentro vi renderà impossibile l'estrazione. Questo ve lo dico solo per esperienza, non perché ho provato nel tempo questo scarico. Quindi essendo che non è in acciaio, alla prima scaldata farà le sue dilatazioni, i suoi movimenti, incomincerà ad ossidarsi e poi vi verrà difficile l'estrazione. Io cosa faccio quando il DB Killer non è in acciaio? Prendo il mio amato flessibile, piccolino, e levo un po' di materiale, poco poco, tanto quanto basta per far avere, una volta innestato, un piccolissimo gioco. Questo piccolissimo gioco, come detto prima, con il tempo, le dilatazioni e l'ossidazione lo perderà, però quello che ho tolto io come materiale mi faciliterà nel tempo l'estrazione del DB Killer. Se poi a voi il DB Killer non interessa perché volete lo scarico libero e aperto per svegliare tutte le vecchiette che la domenica mattina dormono fino alle 9, e allora lo mettete da parte e buonanotte. Per quanto riguarda la qualità dell'acciaio, di certo non posso fare un'analisi al microscopio o non posso fare delle radiografie. Quindi se considerate la prova della calamita sufficiente, vi posso dire che su questi scarichi, su questi terminali, non ha avuto nessuna interazione. Buona anche la qualità della fascetta cromata, bella spessa, in altri terminali certe volte si riesce anche a sollevare con l'unghio. Non lo voglio fare col cacciavite perché non voglio rovinare questa vernice con effetto tipo goffrato. Molto bello al tatto e alla vista questo scarico. Speriamo che questa vernice non sia molto delicata e che duri, soprattutto dopo che lo scarico abbia raggiunto la temperatura di esercizio, ma considerando il prezzo, potrei anche mettere in conto, dopo qualche mese di utilizzo, di togliere i rivetti, levare, riverniciare, rimettere e reinstallare tutto sempre con i rivetti in acciaio. I fori della canna forata non sono esageratamente grossi, quindi questo farà durare di più il
il materiale fonoassorbente che c'è all'interno. Allora, ragazzi, non ho nient'altro da dire, c'è poco altro da dire su questi scarichi. Vi voglio dire due cose. Naturalmente, la prima è che non sono omologati. Quindi, se li utilizzate per andare a fare enduro, fuoristrada, cross o per provare la moto in spazi chiusi, un autodromo, un crossodromo, un fettucciato, va bene. Se li utilizzate in strada, non va bene. Seconda cosa. Ogni scarico va adattato al mezzo, motore, numero di cilindri, erogazione, dove la coppia, utilizzo che ne dobbiamo fare. Prendere uno scarico e montarlo, prendere un terminale e montarlo, così senza cognizione di causa, non è detto che faccia sempre bene al motore. Soprattutto se andiamo a stravolgere quelle che sono le misure originali. Quindi, in questo caso, facciamoci sempre consigliare da qualcuno più esperto se è il caso di fare un intervento del genere. Terza cosa, io vi metto il link, ma a me mi è capitato spesso di comprare più volte dallo stesso venditore cinese, giapponese, AliExpress, Wish e cose varie, e di ricevere nell'80% dei casi materiale di buona qualità. In alcune volte mi è anche capitato che lo stesso venditore, con lo stesso annuncio, allo stesso prezzo, con la stessa foto, mi mandasse uno scarico che non aveva niente a che fare con quello in precedenza. Quindi vi metto il link sperando che il venditore non cambia la fornitura e che poi non vi capiti qualcosa di diverso da quello che sto guardando ora. Terza cosa, in base a quella che è la mia esperienza di scarichi di tutte le cifre, Wish, AliExpress, eBay, Amazon, oppure Leovince, Termignoni, Akrapovic o Akaprovic, non mi ricordo mai come si dice, eccetera, vi posso dire che non mi sembrano affatto fatti male. Non mi sembrano fatti male. Il dubbio sta sulla durata, sulla resistenza di questa verniciatura qua e soprattutto quando poi lo scalderemo, e soprattutto poi quando arriverà a temperatura. Devo dire che questo scarico mi piace, probabilmente ne comprerò qualche altro per montarla o sul TT o sull'XT che sto modificando per renderlo un pochettino più old. Quindi, oltre questo, non vi posso dire più niente. Quelle che sono le mie impressioni ve le ho dette. Se questo video ti ha dato qualche informazione in più che ti ha aiutato alla scelta di questo tipo di terminale, lascia un like e iscriviti al canale. Se avrò la possibilità di testarlo anche montato in moto, metterò nella descrizione di questo video il link al nuovo video dove parlerò delle mie impressioni dopo l'utilizzo di questi terminali. Ciao!